Quando c'è la povertà come nel nostro paese è utile che ci siano anche degli strumenti per combattere la povertà. Quindi trovo assurdo chi pensa di cancellare il reddito di cittadinanza, perché quello è uno schiaffo a chi non ce la fa. Dall'altro punto di vista il tema nel creare lavoro non è legato al reddito di cittadinanza, il creare lavoro vuol dire fare politiche di investimento e da un certo punto di vista oggi è il momento di investire molto e questo è un limite che c'è sulle politiche attive per il lavoro, c'è bisogno di investire sugli uffici di collocamento pubblici, non privati, c'è il problema di garantire la formazione, c'è il problema di costruire dei rapporti, ecco, tutte queste cose non sono state fatte e sono da fare. Da questo punto di vista noi pensiamo che il reddito di cittadinanza è uno strumento utile per combattere la povertà, ma il problema vero oggi è combattere la precarietà e fare in modo che le persone che lavorano possano vivere dignitosamente. Il vero dramma di questa fase è che in realtà si è determinata una situazione in cui si è poveri anche lavorando. Questo è il tema che abbiamo di fronte, sia perché è aumentata appunto la precarietà, sia perché ci sono tanti part-time involontari, sia perché sono aumentate le forme di sfruttamento, di caporalato, di lavoro nero. Questo è il dato concreto che abbiamo di fronte e per combattere queste cose non è che si cancella il reddito di cittadinanza, per combattere queste cose bisogna colpire chi paga in nero, perché il tema è che se c'è il lavoro nero vuol dire che c'è qualcuno che lo paga in nero, altrimenti non esisterebbe il lavoro nero.